Siamo pronti? Allora, io ho avuto la sfortuna di avere 20 anni nel 68, 22 anni nel 68, e per uno di 22 anni nel 68 la vita non era semplice, soprattutto quando la polizia ti caricava e ti bastonava ferocemente. In quel periodo avevo una sorta di rifiuto totale nei confronti del mondo borghese. E siccome facevo il pittore, io ho fatto studi artistici, ho fatto la scuola d'arte, l'Accademia di Belle Arti, cioè volevo da grande fare il pittore, nel 68 questo mio sogno si è infranto perché durante una mostra collettiva una signora che ha visto il mio quadro ha detto: "Che bello il suo quadro, si intona perfettamente con le tende del mio salotto." E sentirsi dire una cosa del genere nel 68, vi assicuro che è stato come prendere un pugno in faccia. E ho smesso di dipingere, anche se avevo raggiunto dei risultati con la pittura, è stato piuttosto interessante. Cosa fare di me? Non lo sapevo. Tra l'altro io mi sono occupato di pittura perché avevo una sorta di rifiuto nei confronti del cinema. E questo per un motivo molto semplice, perché in casa mia il cinema era di casa, appunto. Perché mio padre, Mario Benvenuti, ha cominciato a fare documentari negli anni 40, quando era studente universitario, e dopo guerra aveva fondato il primo cineclub pisano, dove i giovani Paolo e Vittorio Taviani erano i suoi assistenti. È stato mio padre a mettere per la prima volta in mano ai due fratelli cineasti una cinepresa. E io ho un ricordo indelebile di quel giorno, perché c'era anch'io, ero presente, e dopo aver preso in mano questa cinepresa sono andato in un campo dietro casa mia, casa era la periferia di Pisa, e hanno filmato dei vecchi tram bombardati dalla guerra. Questo succedeva nel 52-53, e hanno fatto un piccolo film, il loro primo film l'hanno girato dietro casa mia, con mio padre che faceva l'operatore, che loro gli dicevano, gli davano delle indicazioni di regia. Hanno giocato a fare il cinema. Ecco, io sono stato bambino testimone oculare di questo evento. In casa mia il cinema, ripeto, c'erano le pellicole dappertutto. Mio padre, quando si trovava la sera con i Taviani, smontava, giravano, poi smontavano le pellicole, le attaccavano con i nasini dei panni di mia madre su un filo per fare il montaggio, eccetera. Per cui io ho respirato l'odore del cinema fin da bambino. Ma proprio per questo, proprio perché era, come dire, l'arte di mio padre, io in qualche modo l'avevo rifiutata e ho trovato una mia forma personale per esprimermi artisticamente, ed era la pittura. Infatti fin da ragazzo ho sempre dipinto, e furono proprio i miei insegnanti della scuola media a indicarmi di studiare arte e storia dell'arte. Per cui quando è arrivato al 68 e questa signora mi ha detto che i miei quadri somigliavano alle tende del suo salotto, io ho avuto questa crisi. E allora come l'ho risolta? L'ho risolta perché a quel tempo facevo parte di un collettivo, si diceva allora collettivo, di giovani pittori che si riunivano all'Arci provinciale di Pisa, c'era una piccola stanza dove ci si trovava, eccetera. E un giorno che eravamo lì a discutere con questi altri pittori in una riunione, un funzionario dell'Arci ci informò che a Reggio Emilia, era la primavera del 68, a Reggio Emilia ci sarebbe stato tre giorni, una specie di seminario sul cinema. Se qualcuno era interessato a partecipare, era tutto spesato, tutto pagato, eccetera. E io dissi: ma perché no? Cambiare aria può far bene, ma mi può aiutare a conoscere gente nuova, mi può aiutare a uscire dalla crisi esistenziale in cui ero precipitato. Sono andato a questo seminario a Reggio Emilia e all'inizio sono rimasto scioccato perché in questo edificio, che era la sede del sindacato, la CGL a Reggio Emilia, si stava svolgendo questo seminario, e in ogni stanza di questo edificio, questo grande edificio, si proiettava un film. C'erano tanti proiettori distribuiti nelle stanze dove si vedevano dei film.
E questi film erano, mi ricordo, ce n'era uno che si vede un tizio che dormiva, sdraiato su un divano. Dopo 10 minuti quello stava sempre dormendo, ogni tanto si muoveva, ma insomma. Allora sono uscito, sono andato a vedere in altre stanze. In un'altra stanza c'era un film dove c'era uno che faceva ciao ciao con la manina e poi ritornava continuamente, li faceva ciao ciao con la manina. Cioè erano film sconvolgenti, film sperimentali. Poi mi riaffacciavo nella stanza di quello che dormiva e quello stava sempre dormendo. Poi ho scoperto che durava 12 ore, credo, questo film di uno che dormiva sul divano. Ed era di un certo Andy Warhol, il film. Che in un'altra stanza proiettava un altro film di questo stesso signore Andy Warhol, dove si vede un grattacielo, Empire State Building, dove si vedeva il grattacielo. Anche lì 12 ore di grattacielo. Per cui ero veramente sconvolto. Ero sconvolto. Perché dopo aver visto questi film, gli insegnanti di questo seminario ci riunivano attorno a un tavolo e ci chiedevano di esprimere le nostre opinioni su questi film. Per cui vi posso assicurare che le mie opinioni all'inizio erano veramente presa di giro, cioè mi sembrava di essere capitato in un posto di pazzi. Allora, i due insegnanti erano il critico cinematografico Adriano Aprà e il responsabile del settore nazionale del settore cinema dell'Arci, Gianni Menoni. Loro avevano organizzato queste cose. Però a un certo punto, una sera, dopo aver visto tutta una serie di film di questo genere, proiettano un film sovietico degli anni 20, L'uomo con la macchina da presa, di un certo Zigaverto. Io all'inizio ero un po', come dire, sulle mie. Poi piano piano questo film mi ha cominciato a lavorare dentro e sono reso conto che non era un film muto, ovviamente, un film degli anni 20, ma io sentivo la musica, cioè ho cominciato a rendermi conto che quelle immagini che si sovrapponevano le une alle altre, addirittura con effetti di dissolvenza incrociate, di giochi incredibili, speculari, eccetera, in realtà era una vera e propria sinfonia di immagini, con un ritmo assolutamente straordinario. Per cui mi sono reso conto che si stava parlando di qualcosa che si avvicinava al concetto di astrazione. Ora, il concetto di astrazione in pittura è fondamentale. Tutta la storia della pittura, anche quella cosiddetta realista, fa riferimento al concetto di astrazione. Anche Caravaggio fa riferimento al concetto di astrazione. Per cui, a un certo punto, ho cominciato a capire che questi film che stavo vedendo mi stavano gridando qualche cosa. A un certo punto proiettano un altro film, La Chinoise di Godard, e lì scopro il valore dell'inquadratura, del senso dell'inquadratura. Cioè mi rendo conto che questi cineasti, che allora erano cineasti sperimentali, erano in realtà delle persone che si stavano interrogando sul ruolo etico ed estetico del cinema, esattamente come i pittori che io fino a pochi giorni prima avevo frequentato a livello di storia dell'arte, di storia dell'arte contemporanea. A quel punto mi si è accesa una lampadina nel cervello, ho detto, porca miseria, puoi vedere che non sono condannato a vita a dipingere e a decorare le case delle signore borghesi. Forse posso fare una pittura che si rivolge a tutti. Per cui ho cominciato a immaginare un cinema dove la pittura, la storia dell'arte, diventavano protagonisti. Sono tornato a Pisa carico di entusiasmo e ho raccontato ai miei amici pittori questa esperienza sconvolgente che avevo fatto in questi 3 giorni. E questi sono rimasti talmente turbati dalla mia emozione che mi hanno chiesto di metterci in contatto nuovamente con questi due signori, Aprà e Menon, per sentire se venivano a Pisa a mostrare anche agli altri ragazzi, gli altri pittori, questi film, no? Sono venuti. E lì è nata una sorta di scintilla, anche tutti gli altri ragazzi si sono emozionati di fronte a questo materiale, e abbiamo deciso di costituire un gruppo di lavoro che si chiama Gruppo Cinema Zero,
poi Pordenone ci ha scippato il nome. Ma insomma, nel 68 nasce a Pisa il gruppo Cinema Zero. Il gruppo Cinema Zero che ha due obiettivi, quello di filmare, cioè, quello di imparare a usare tecnicamente la macchina da presa, per fare contemporaneamente due cose: una documentazione sociale su quello che stava avvenendo a livello studentesco, perché eravamo tutti legati al movimento studentesco e ai gruppi di estrema sinistra, per cui documentare le manifestazioni, le iniziative, le riunioni, le assemblee, eccetera, e quello di sperimentare nuovi linguaggi. Ecco, questo discorso della sperimentazione dei nuovi linguaggi nel campo del cinema ci ha coinvolto particolarmente in un dibattito nel quale abbiamo cercato di stabilire come un gruppo di giovani, virgolette, rivoluzionari, intendevano affrontare il tema di una rivoluzione del linguaggio. E lì abbiamo pensato che bisognasse ripartire da zero. Ecco perché il nome Cinema Zero. Siamo ripartiti dai fratelli Lumière, cioè abbiamo ricominciato a considerare il cinema dalle sue origini. Perché ci siamo resi conto che a un certo punto della storia del cinema, il cinema, che era nato come un'esperienza all'inizio sperimentale, poi di ricerca di linguaggi, poi a un certo punto il cinema si era corrotto ed era diventato un'altra cosa, era diventato un prodotto. Allora noi volevamo trovare, da giovani rivoluzionari quali eravamo, un cinema dove etica ed estetica ritrovassero la loro dignità. Sulla corruzione del linguaggio cinematografico, Majakovskij ha scritto delle cose straordinarie, per esempio, già negli anni 20. Per cui noi eravamo consapevoli di tutto questo. Per cui i nostri primi esperimenti di cinema sono stati proprio degli esperimenti per vedere come recuperare quello sguardo incantato tipico dei film Lumière, cioè di riscoprire il mondo attraverso uno sguardo pulito, uno sguardo non condizionato, non corrotto. Per cui ci siamo sforzati di ritrovare questa pulizia. E come ritrovare questa pulizia? Attraverso la storia dell'arte, attraverso l'arte, attraverso la pittura, attraverso il senso estetico dell'arte. Da lì è cominciata una lunga esperienza che poi ci ha portato a fare altri due seminari, uno che si è tenuto durante le vacanze di Natale del 68 a Venezia, dove abbiamo visto i capolavori della storia del cinema che noi non conoscevamo, che erano depositati presso la Cineteca della Mostra del Cinema di Venezia. Abbiamo visto delle cose veramente meravigliose, abbiamo scoperto Dreyer, abbiamo scoperto Renoir, abbiamo scoperto Mizoguchi, abbiamo scoperto Orson Welles, cioè tutti i grandi maestri della storia del cinema. In una settimana abbiamo visto delle cose meravigliose, siamo usciti da questa esperienza veramente, come dire, rigenerati dalla bellezza e dalla potenza di questi film. Ma un film in particolare ci ha sconvolto l'anima a tutti. Eravamo una trentina di ragazzi di tutta Italia, sessantottini tutti ventenni, e a un certo punto proiettano questi nostri due insegnanti un film di Roberto Rossellini, Europa 51. Ora non so se voi avete mai visto questo film. Questo film è la storia di una donna borghese, interpretata da Ingrid Bergman, che di fronte al suicidio del proprio figlio decide di dedicare tutta la sua vita agli ultimi, ai diseredati, ai disgraziati, mettendosi contro il mondo borghese di cui aveva fatto parte fino a quel momento. Naturalmente alla fine la chiudono al manicomio. Ecco, questo film, che era veramente un urlo antiborghese, era esattamente quello che noi sentivamo in quegli anni. Per cui vedere sullo schermo la nostra anima rappresentata e sapere che quell'anima rappresentata era stata rappresentata 20 anni prima da Roberto Rossellini ci ha fatto scoprire Roberto Rossellini, che noi non conoscevamo. Pensavamo addirittura fosse morto dopo aver girato Roma Città Aperta e Paesà, perché quelli erano i film che ci facevano vedere. Invece abbiamo scoperto che Rossellini era un maestro straordinario. Rossellini. Decidemmo di fare un seminario tutto su Rossellini a Pisa. Noi del Cinema Zero organizzammo con questi due insegnanti questo terzo seminario
che si tenne nella primavera del 69, dove venne Rossellini, un seminario sul cinema di Rossellini con Rossellini, che fu una delle esperienze più straordinarie della nostra giovane età. Durante la proiezione che fu fatta in un cinema pisano di Europa 51, film che in Italia non aveva mai circolato, Rossellini non voleva vedere il film perché non interessava, e noi, io e un altro ragazzo del gruppo Cinema Zero, che tenevamo compagnia in un bar di fianco al cinema. E siccome io a quel tempo avevo già fatto alcune piccole esperienze di riprese cinematografiche, avevo un interrogativo, un quesito che mi rodeva, ed era questo: ma come si fa a decidere quando si gira una scena dove va messa la cinepresa? Perché si mette lì e non invece lì o di là? Chi lo stabilisce? Come si stabilisce? Ed era un assillo che io ogni volta che giravo un'inquadratura, per me era una cosa terribile, per i miei, ero sempre imbarazzato perché non ero mai sicuro che quel punto di vista fosse quello giusto. Allora, avendo uno dei più grandi maestri della storia del cinema di fronte al bar, mentre bevevo un cappuccino, che si senta, maestro, io le posso fare una domanda? Beh, senta, ma lei, quando mette la macchina appesa, come fa a decidere dove va messa? Lui sentì, quest'uomo mi guardò, prima di rispondere mi guardò a lungo, perché voleva rendersi conto se la mia domanda era una domanda accademica di uno che voleva intrattenere due chiacchiere, oppure se era qualcosa di autentico. Quando si rese conto che il mio problema era un vero problema, di uno che stava cominciando a muovere i primi passi nel cinema, mi disse una cosa bellissima, che io mi scrissi su un tovagliolino di carta che conservo ancora. Mi disse: vedi, un soggetto può essere ripreso da infiniti punti di vista, ma ce n'è uno solo giusto e va trovato. E come si trova? Il punto di vista giusto è quello che dà il maggior numero di informazioni allo spettatore. Cioè, non è vero niente che il punto di vista è l'occhio del regista. Il punto di vista te lo dà il soggetto, è lui che ti dice: mi devi riprendere da lì se vuoi comunicare il massimo delle mie potenzialità espressive. Per cui il regista in realtà è un operaio al servizio del soggetto e contemporaneamente al servizio del pubblico. Non è un artista che sta su un piedistallo, è un operaio, è l'umiltà, è la chiave più importante per fare il cinema. Da quel momento io ho cominciato a cercare ogni volta il punto di vista, e a forza di cercare il punto di vista e alla fine in qualche modo individuarlo, nel senso che trovavo quel punto di vista che mi dava il maggior numero di informazioni, ho scoperto che quel punto di vista era anche il più bello. Cioè, la bellezza è il dono che la realtà ti dà nel momento in cui hai capito da che parte la devi guardare. E questo mi si congiungeva perfettamente con tutta la storia dell'arte. Perché quando un pittore, immaginiamo Van Gogh col suo cavalletto e con la sua tavolozza e con i suoi colori che cammina per i campi, e a un certo punto si ferma e decide di mettere il cavalletto lì, di mettere la sua tela lì e di cominciare addirittura col tubetto stesso a stendere il colore. Perché si è fermato lì e non un metro più là o un metro più qua? Perché da lì quel campo gli ha dato le più forti emozioni. Quella luce, quella prospettiva, quei colori, quelle nuvole, quel cielo, quei corvi neri gli hanno dato il massimo dell'emozione. E' quello il problema, il massimo dell'emozione corrisponde con il massimo dell'informazione. Allora a quel punto tutto diventa facile, e da quel momento ho cominciato a riflettere su cos'è il cinema.
e mi sono reso conto che il cinema è, tra tutte le arti, quella che assomiglia di più alla musica. Nel senso che il cinema è fatto di tempo, di ritmo e di armonia. Tempo, ritmo, armonia sono gli stessi vocaboli che si usano quando si compone musicalmente. E allora ho detto, ma se nella musica il punto elementare, il punto base è la nota, qual è il punto base del linguaggio del cinema? E ho scoperto che il punto base del linguaggio del cinema è l'inquadratura. E ho cominciato a riflettere sul concetto di inquadratura. Che cos'è un'inquadratura cinematografica? Come si ragiona rispetto alla realtà che si filma attraverso un buco rettangolare? E lì mi sono reso conto che la cosa più importante da capire prima di comprendere il soggetto che si deve filmare, bisogna capire il campo dentro il quale quel soggetto sta. Il campo determinato dal rettangolo della telecamera, dalla forma del rettangolo, dal rapporto tra la base e l'altezza del rettangolo. In quel rapporto c'è un mondo fatto di linee invisibili, ma ci sono importantissime, le mediane e le diagonali. Queste mediane e queste diagonali determinano un reticolo strutturale che corrisponde nella sua complessità al pentagramma musicale. Per cui la distribuzione geometrica degli elementi del soggetto inquadrato dentro quel reticolo determina l'armonia. Per cui l'armonia compositiva di un'inquadratura nasce dal rapporto armonico, appunto, tra gli elementi ripresi e la forma del rettangolo e la sua struttura interna. Questo è il concetto. Su questo concetto io ho costruito la mia scuola. Questa esperienza scolastica è cominciata negli anni 80, alla prima metà degli anni 80, a Pisa, poi si è trasferita in altri posti, poi alla fine ha trovato una sua perfetta collocazione a Viareggio. La scuola si chiama Intolerance, ha preso il nome dal famoso film che ha cominciato a parlare del cinema come linguaggio, per cui a individuare la grammatica e la sintassi del cinema. E in qualche modo è anche un nome che rimanda a una sorta di intolleranza nei confronti della cialtroneria del cinema contemporaneo. Bene, in questa scuola io lavoro con i ragazzi partendo proprio dal concetto di quello. Per cui l'impostazione didattica che poi porto avanti con loro e che mi ha permesso di formare in questi ultimi 10 anni alcune centinaia di giovani filmmaker parte proprio dal concetto di inquadratura. E funziona così, in due parole ve lo posso anche spiegare. Io chiedo ai giovani che vogliono partecipare a questi seminari, che durano relativamente poco, durano un mese, dove le mie lezioni vere e proprie in realtà sono 12 per l'arco di un mese. Io faccio un giorno sì, un giorno no. Allora, il primo giorno i ragazzi devono venire a scuola con una fotografia che loro hanno scattato o il giorno prima o anche 10 anni prima, non mi interessa, una fotografia che in qualche modo per loro li rappresenta, la classica bella fotografia che fanno vedere con orgoglio agli amici, eccetera. Allora ognuno di voi porti la sua fotografia. Questa fotografia naturalmente poi viene presa e montata su un DVD e viene proiettata. Tutte queste fotografie, diciamo, sono 15 ragazzi, 20 ragazzi, ma non più di 20, il gruppo scolastico è formato, non più di 20 ragazzi. Di solito sono una quindicina. Meno sono e meglio è, perché ho la possibilità di lavorare meglio. Queste fotografie vengono messe su un DVD e proiettate sullo schermo. Poi, a rotazione, i ragazzi commentano tutti la prima fotografia e cominciano a criticarla, a dire questa mi piace, questa è un po' storta, è troppo scura, è troppo chiara, cioè, ognuno dice la sua.
Finito il giro, si passa alla seconda fotografia e si ricomincia. Dopo qualche fotografia che scorre, io dico, ragazzi, io ho notato una cosa, che queste fotografie che ho visto hanno tutte un elemento in comune. E i ragazzi dicono, perché sono a colori? No, perché ce n'era una bianca e nero anche. Cioè, cosa può essere? E di solito non ci arrivano, oppure se ci arriva quello che è considerato il più scemo del gruppo. E dice, ma perché sono tutte rettangolari? Bravo, sono tutte rettangolari. Sono triangolari e ottone, sono tutte rettangolari. Per cui l'elemento in comune è il rettangolo. Allora, cominciamo a vedere il rettangolo. Stiamo parlando di un rettangolo. Ecco, tenete presente questa cosa, poi vediamo dopo perché è così importante. Si va avanti, si vedono tutte le fotografie e alla fine rimangono, sicuramente c'è una fotografia che è piaciuta più di tutti e ce ne sarà sicuramente una che è piaciuta meno di tutte. Allora si prendono queste due fotografie, quella diciamo meno bella e quella più bella, e si inseriscono in qualche modo in un disegno del rettangolo, cioè si comincia a disegnare sullo schermo dove si proietta l'immagine della fotografia, si comincia a disegnare il profilo del rettangolo che corrisponde al profilo della fotografia. Poi si tirano le diagonali, si tirano le mediane e si scopre, proprio vedendo, si tocca con mano, che quella più bella è quella che ci ha emozionato di più, quella che ci è piaciuta di più. Tutti gli elementi che stanno dentro il rettangolo si rapportano perfettamente con la architettura interna del rettangolo, con le linee che compongono, diciamo, la trama interna del rettangolo. Cioè c'è un rapporto armonico, magari raggiunto in maniera inconscia dal fotografo, però c'è, e per questo piace. Quella che si mette, quella che è piaciuta meno, e si scopre che non c'ha nessun tipo di rapporto. Questa è la differenza. Allora io dico, bene, a questo punto che avete capito che il rapporto armonico è quello che dà emozione a chi vede, è quello che dice, che bello, mi piace, bene, allora fate una cosa, prendete le vostre macchine fotografiche, prendete della carta trasparente, la incollate con lo scotch sul visore della macchina fotografica, oggi le macchine hanno tutte il visorino dietro, ci disegnate il rettangolo con le diagonali e le mediane e domani mi portate, domani io faccio un giorno sì, un giorno no, no? Per cui il giorno dopo, dove io non ci sono, vanno in giro a fare fotografie. Ne fate quante ve ne pare, oggi con le macchinette ne potete fare 2000, poi scegliete quella che secondo voi è venuta meglio, la più bella. Bene, già il secondo giorno io vedo un incredibile salto di qualità rispetto alle prime fotografie, cioè una raggiunta consapevolezza. Il terzo giorno è la verifica finale, cioè la terza volta le fotografie sono tutte straordinarie. A quel punto dico, bene, ora si posa la macchina fotografica e si prende la telecamera e si fa esattamente la stessa operazione. Si fanno delle inquadrature fisse sul cavalletto, dove però i movimenti interni all'inquadratura devono essere perfettamente coerenti anche loro con la trama architettonica che sta dentro il rettangolo dell'inquadratura. Naturalmente la prima volta non è perfetta, la seconda volta magari è un po' più avanzata, alla terza volta state sicuri che i ragazzi hanno capito perfettamente come si fa a fare delle belle inquadrature. Ma il problema non è tanto fare delle belle inquadrature, perché la bella inquadratura è anche la inquadratura che comunica di più. Che comunica di più perché non solo informa su un determinato soggetto, ma emoziona. Per cui c'è un doppio rapporto, un rapporto di informazione e un rapporto di emozione. E quando questi due rapporti si sommano, nasce il cinema. Il cinema è questo. Per cui a quel punto la fase successiva è riflettere sulla relazione del montaggio tra inquadrature significative, emozionanti. Ecco, e in questo modo piano piano si raggiunge il cinema quello che io chiamo
dove il cinema etico ed estetico, dove l'etica e l'estetica si sommano. Se voi andate digitate il mio nome su Paolo Benvenuti su internet, troverete uno dei documentari realizzati da miei allievi a Viareggio sul Carnevale di Viareggio. Vi invito a vederlo e a studiare l'inquadratura di quel documentario. Credo nella parola comunicare. Una parola che il potere dominante, la borghesia, il capitalismo, hanno violentato e hanno addirittura rovesciato di significato. Oggi si parla di mezzi di comunicazione di massa. È un falso. Non esistono i mezzi di comunicazione di massa. I mezzi che noi chiamiamo di comunicazione di massa sono mezzi di trasmissione di massa. Cioè, in un rapporto unilaterale. Non c'è dialogo. Comunicare viene dalla parola cum munere, cum munus, dal latino cum munus, che vuol dire mettere insieme i doni. Il significato della parola comunicare vuol dire mettere insieme i doni. Cioè cosa vuol dire? Vuol dire che quando siamo insieme e la tua esperienza, la sua esperienza, la sua esperienza e la mia esperienza si mettono insieme, non è più la mia, la tua, la sua, la nostra. Diventa un discorso cooperativistico, cioè la cultura diventa un fatto comune. Io so anche quello che sei te. Per cui è il contrario, per esempio, della scuola. La scuola no, non mi copiare, ma copiato. Invece bisogna imparare a copiare, bisogna imparare a comunicare le proprie esperienze agli altri. Attraverso questo processo di comunicazione ci si arricchisce tutti. Se ognuno invece tiene le sue cose chiuse nel proprio cassetto, non si arricchisce nessuno. Allora, comunicare vuol dire mettere insieme. La televisione, che è chiamata mezzo di comunicazione di massa, è uno strumento non di comunicazione, ma un mezzo di trasmissione. C'è qualcuno che ha il potere di usare questo strumento e comunica, crede lui, in realtà trasmette, i propri messaggi, la propria ideologia attraverso questo strumento su milioni di persone. Allora, il problema qual è? Il problema è capire perché il potere si diverte a ribaltare il senso delle parole. Anche per esempio la parola potere. Noi oggi usiamo continuamente la parola potere per indicare il dominio. Perché il dominio si difende, si nasconde e usa e si è in qualche modo ribattezzato con la parola potere. Ma il concetto di potere è un concetto positivo, non è un concetto negativo. Ogni uomo dovrebbe avere il diritto di esprimere il proprio potere, la propria potenza espressiva, la propria potenza creativa. Invece è frustrato in continuazione. Quello che noi chiamiamo potere, sbagliando, in realtà si chiama dominio. Noi dobbiamo smettere di parlare di potere e di parlare di dominio. Allora, il potere dominante, cioè il dominio, si diverte a cambiare le carte in tavola per confonderci di idee. E in maniera particolare inventando questo termine assurdo del concetto di mezzi di comunicazione di massa. Anche in questo momento io non sto comunicando, io sto trasmettendo. Con una piccola differenza, che quello che io trasmetto produce pensiero, produce senso critico, produce in qualcuno che mi ascolta, sono d'accordo oppure non sono d'accordo. Ma io non faccio nulla per convincerti di essere d'accordo, io ti pongo la mia esperienza, io ti do dei dati su cui tu puoi lavorare o puoi non lavorare. Ecco, questo si chiama trasmissione del pensiero, che è una cosa positiva. Per cui tutti i mezzi che ci aiutano a comunicare attraverso strumenti della comunicazione, non della trasmissione, sono strumenti utili. Internet per me è uno strumento utile, non è uno strumento negativo, è uno strumento utile perché, guarda caso,
Oggi tramite internet si possono denunciare cose che fino a ieri non si potevano denunciare. Oggi con i telefonini si può filmare un bambino preso per le braccia dai poliziotti, sbattuto nella macchina e sollevare un caso nazionale, cosa che fino a ieri non sarebbe passata sotto silenzio, no? Una cosa terribile come quella che abbiamo visto in questi giorni in televisione. Questo è importante, perché si entra nel merito. Pensate alla rivoluzione nordafricana, cioè tutti i paesi del Nord Africa si sono dati un ordine di rivoluzionario attraverso questi mezzi, per cui io sono convinto di questi mezzi, magari non li so usare bene, ma però invidio coloro che li sanno usare benissimo, perché so che è il modo di comunicare. Dov'è il vero problema? Il vero problema è che il dominio lavora per impedire la circuitazione delle idee, cioè nessuno si rende conto che le idee, che i programmi culturali o non si fanno più, o se si fanno tra le 3 di notte e le 6 di mattina. Cioè nessuno si pone questo problema. Mentre durante il giorno si fa qualche cosa, si mostra qualche cosa a livello proprio mondiale, no? A livello italiano, si mostra qualche cosa che tende all'istupidimento generale. Questo è il vero problema. Questa cosa in Italia è gravissima, anche perché a differenza della Francia, in Italia abbiamo volutamente e scientificamente smantellato tutta la struttura distributiva cinematografica. Sono state fatte fuori tutto il circuito di sé, non esiste più in Italia un circuito di sé che invece funzionava perfettamente fino agli anni 70 e anche agli anni 80. Stanno morendo tutti i cineforum e i cineclub, cioè tutti quei luoghi dove era possibile vedere il cinema dei maestri, il cinema di qualità. Non solo, ma ci si riempie la bocca davanti a festival come quello di Venezia o come quello di Roma, e poi succede che magari il film che ha vinto Leone d'Oro in Italia non viene distribuito. Allora uno si dovrebbe domandare, ma perché? Chi lo decide? Chi è che decide come funzionano le cose in Italia? E lì purtroppo bisognerebbe conoscere la storia. Io mi occupo di storia e studio la storia. Allora dovete sapere che nel 1947 l'Italia, la Francia e la Germania hanno firmato con gli Stati Uniti un trattato di pace dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. In questo trattato di pace c'era scritto che il 90% della distribuzione cinematografica in questi 3 paesi doveva essere americana. Perché? Perché gli americani hanno la produzione cinematografica al secondo posto della scala industriale. Per cui nel momento in cui vincono una guerra e occupano un territorio, impongono il proprio mercato e lo impongono attraverso i trattati di pace. Allora l'Italia ha firmato un trattato di pace dove c'era scritto questa cosa qua. Per questo la mia generazione, la nostra generazione, è cresciuta con il cinema americano, non perché fosse particolarmente bello, ma perché era stato imposto dal trattato di pace. Per cui in Italia c'erano gli uffici delle grandi major americane. A Firenze, per esempio, c'è una strada via Fiume dove a ogni portone c'era l'United Artist, accanto c'era la Metro Goldwyn Mayer, cioè le grandi case di distribuzione sono state avevano proprio la loro sede in Italia, nelle grandi città capozona. Per cui erano loro che controllavano la distribuzione del loro cinema americano nel territorio nazionale. Cosa è successo a un certo punto? A un certo punto è arrivato il 1997. Nel 97 il trattato di pace scadeva perché durava 50 anni. Per cui un anno prima, nel 96, il ministro della cultura francese Jacques Lang
ha chiesto al ministro della cultura italiano e al ministro della cultura tedesco di ridiscutere con gli americani, visto che stava scadendo il trattato di pace, questa ingerenza insopportabile del mercato americano sui territori nazionali, per far rinascere anche la cinematografia nazionale, perché era schiacciata da questa situazione. Cosa è successo? È successo che il ministro della cultura tedesca ha detto ok, andiamo a ridiscutere con gli americani. Il ministro della cultura italiana ha detto no, a me mi piace troppo il cinema americano, io non voglio perdere questa prerogativa. Per cui noi siamo rimasti sotto questa spada di Damocle del cinema americano. E chi era il ministro della cultura italiana in quel momento? Era il compagno Walter Veltroni, il quale di fronte alla domanda ma perché hai fatto questa scelta, cioè, perché a me piace tanto il cinema americano, che mi grande lavorare contro il cinema, va bene così. Per cui oggi noi ci dobbiamo assorbire, a differenza della Francia e della Germania, questa per altri 50 anni questa situazione. Ma non solo, ma è successa anche un'altra cosa, che a un certo punto, negli anni 70-80, un intelligente produttore e distributore italiano, che si era fra l'altro, come dire, reso amico di tutti questi società di distribuzione americana, proprio a Firenze, un certo Mario Cecchigori, ha detto agli americani: ma perché dovete spendere tutti questi soldi per aprire uffici, rappresentanze? Me lo faccio io. Mandatemi tutta la roba, ci penso io a distribuirla in Italia. Ed è diventato, in pochi anni, una multinazionale del cinema. Per cui era lui che decideva che cosa gli italiani dovevano vedere o non dovevano vedere. A un certo punto è arrivato il piccolo Berlusconi, che si è messo in società con il grande Cecchigori. Poi, come succedeva una volta nei nidi, quando il corvo metteva il proprio ovo in mezzo ai passerotti, no? Che poi veniva fuori il corvo e buttava di sotto. Successo la stessa cosa. Successo che il vecchio Cecchigori a un certo punto muore. Nel frattempo Berlusconi è cresciuto, ha buttato fuori il figlio Vittorio e ha portato avanti la sua campagna. Per cui chi decide che cosa devono vedere gli italiani al cinema è il signor Berlusconi. Per cui è lui che stabilisce che cosa gli italiani devono vedere o non devono vedere. Perché aveva capito fin dagli anni 80, fino all'epoca di Craxi, che il potere vero, cioè, mi correggo, il dominio vero, passa attraverso i mezzi di trasmissione di massa. Per cui avere il controllo dei mezzi di trasmissione di massa significa avere il controllo sull'intera popolazione. E un controllo talmente efficace che ti fa avere le maggioranze. Per cui il concetto di democrazia di cui noi stiamo parlando, il concetto di popolo sovrano, è una grande balla, è una presa in giro. Non è vero niente. Il popolo, la maggioranza degli italiani, fortemente condizionata da un sistema distributivo drogato, volutamente drogato dal dominio capitalistico legato a personaggi come il signor Berlusconi, fa sì che milioni di persone in Genova, dove con una scolarizzazione bassissima, con interessi particolari, sposano il personaggio di Berlusconi come mito da imitare, e alla fine votano per questi personaggi qua. E ci si meraviglia se la gente ruba, se quei politici rubano. Ma voglio dire, sono 30 anni che la scuola della televisione insegna che l'uomo di successo è quello che ha il macchinone, è quello che ha la bionda accanto, è il personaggio di Berlusconi, l'uomo di successo. Per cui tutti, condizionati da questi mezzi di trasmissione di massa, vogliono tutti essere dei piccoli Berlusconi. Questa è la società in cui noi ci troviamo. E che dire, la mia piccola battaglia
Contro il mulino a vento, fatta di estetica del cinema, certo, di fronte a questi colossi è ben poca cosa. Però io dico questo, se in 10 anni sono riuscito a formare la coscienza critica di qualche centinaio di giovani filmmaker, forse piano piano qualcosa si risolve. A produrre i suoi film. Ma è semplicissimo, perché in Francia c'è 3 catene distributive. Una di cinema spettacolare, uno di cinema d'essai e uno di cinema di ricerca. Ci sono 3 tipi di sale cinematografiche, 3 circuiti che funzionano perfettamente tutte e 3. Naturalmente c'è il pubblico del primo circuito, del secondo e del terzo. Allora, su questa falsariga che conoscevo piuttosto bene, io ho costruito a Pisa il Cineclub Arsenale. Cineclub storico, ormai quest'anno sono 30 anni che è in funzione, che ha avuto punte come 15.000 soci, eccetera. Funzionava proprio su questo principio. Cioè, praticamente, durante il giorno si davano 3 film che corrispondevano a 3 fasce diverse di pubblico. Film di ricerca, film d'essai, film spettacolare. Con lo stesso biglietto te li potevi vedere tutti e 3, ma non succedeva mai, perché chi veniva a vedere il film spettacolare non ne fregava niente del film della corazzata Potionchi, faccio per dire. Però c'era quello della corazzata Potionchi, che non ne fregava niente di vedere il film spettacolare, e così via, no? Per cui c'era, in un piccolo cinema di 150 posti, c'era una media giornaliera di almeno 200 spettatori, che era, rispetto ai cinema enormi, grandi, di 1.000 posti, eccetera, noi avevamo più spettatori di un cinema che era 4 volte, 5 volte più grande del nostro. Ecco, con questo meccanismo noi abbiamo dimostrato che esistono 3 forme di attenzione da parte del pubblico rispetto al cinema. Per cui i francesi hanno fatto esattamente la stessa cosa. Per cui uno come Godard può continuare tranquillamente tutta la vita a fare i suoi esperimenti di linguaggio cinematografico, perché troverà sempre un pubblico che in tutto il territorio nazionale va a vedere i suoi esperimenti. Ed è uno, io per esempio ho fatto anche l'assistente a Rossellini, poi dopo quella volta sono riuscito a fare anche l'assistente a Rossellini, ma soprattutto io ho fatto l'aiuto regista per alcuni anni a Jean-Marie Straub. Non so se sapete chi è. Ecco, Jean-Marie Straub è uno che fa cinema da almeno 50 anni e tutti gli anni lui fa un film. Allora, come è possibile? Beh, tanto perché la Cinémathèque tutti gli anni gli organizza delle rassegne dei suoi film, e in Francia è conosciutissimo, e essendo un regista francese è riconosciuto come uno dei massimi esponenti del cinema contemporaneo francese. Ma poi perché esiste una circuitazione possibile di film come quelli di Jean-Marie Straub o di quelli di Godard. Ecco, questo in Italia è stato negato completamente. E questa è la cosa terribile. La cosa terribile è che un signore solo si permetta di dire cosa io devo andare a vedere al cinema. Questa è la cosa mostruosa. Per cui che non mi parli della democrazia. Noi non viviamo in una democrazia. Noi viviamo in una dittatura mediatica. E nessuno denuncia questa mostruosità, di cui fanno parte tutti. Non pensate che i partiti di sinistra siano esenti, anche loro si fanno tutti belli, si fanno truccare, si fanno pettinare e si mettono a poltrona da Bruno Vespa. Per cui va bene così a tutti. Il giorno in cui nascerà in Italia un partito che tira fuori questi argomenti, un partito che difende il paesaggio, un partito che difenda l'arte, che difenda la storia, che difenda la cultura, un partito che dica che noi italiani potremo vivere di rendita per il nostro petrolio, che si chiama bellezza, quel giorno io mi scriverò un partito.